Un percorso lungo ma che sta andando avanti e che dopo la presentazione all'ex tabacchificio di Capaccio Pestum ora entra nella fase operativa con l'insediamento del partenariato socio-economico locale. Il Masterplan Salerno Sud, ideato dall'architetto Stefano Boeri e che rivoluzionerà la fascia costiera dalla città capoluogo ai comuni del Cilento, è stato al centro del confronto nel Salone Bottiglieri della provincia. Posso comunicarvi anche ufficialmente che l'altro giorno in giunta abbiamo approvato il preliminare del Masterplan che era stato anticipato e presentato, come ricordava lei, già nella iniziativa di Pestum. Oggi diamo l'avvio a un'ulteriore fase rispondendo pienamente a quello che era il cronoprogramma e il ruolino di marcia che ci siamo dati. Abbiamo raccolto gli interventi, quindi non si agisce in un deserto, e soprattutto le questioni che sono rimaste al palo perché non sono mai state affrontate in maniera sistemica da tutti i comuni, quindi è un bel appuntamento, e c'è una condivisione. Per il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese, il progetto costiero, insieme alle altre sfide infrastrutturali, cambierà radicalmente il volto del territorio. Io penso che questo sia uno dei tanti interventi che stiamo programmando insieme a Regione, a Governo e altri enti per lo sviluppo definitivo di questa provincia. L'aeroporto, l'alta velocità ferroviaria, il master plan di un territorio, diciamo, per tanti anni abbandonato, diciamo così.